Ciao. Ciao fanciulle, bentornate sul canale per un nuovo video spacchettamento della domenica. Sono le 8 e sono un po' in ritardo stasera, un po' come tutte le sere, diciamo 7:58, non so se lo vedete, di domenica. Per fortuna che non ho molti pacchi e il contenuto è molto semplice da recensire, non mi fa diventare pazza. Abbiamo due scatoline, cioè una confezione quella così classica strappo, una scatoletta che mi sembra vuota, e una scatolina un po' più grande, molto più grande, che è il puff, quello bianco che abbiamo già visto nel 2 o 3 spacchettamenti fa. È uguale, identico, solo che cambia il colore, invece di beige è marrone, quindi cambia veramente poco. Cominciamo da quello a strappo. No, non è a strappo, ho detto una stronzata. È quello fatto a linguetta, diciamo. Ok, sono delle penne. Questa azienda mi aveva mandato il codice una volta, ma era già scaduto perché io non me ne ero accorta. Era finito nello spam, perché questa è una piattaforma di Amazon, e quindi avevo scritto alla ragazza che purtroppo era scaduto il codice e non mi ero accorta che l'email che mi ha mandato con il codice era finito nello spam, quindi quando l'ho provata a usare, e mi ha mandato un altro prodotto al posto di questo, che non mi ricordo che cos'è. Lo sticker, avete visto lo sticker con tutti gli animaletti della foresta? Ecco, quello mi ha mandato in sostituzione di quello. Mi ha mandato, quando io poi le ho mandato la recensione, allora mi ha detto dimmi quello che vuoi, e io ho scritto guarda, è possibile riavere le penne che mi avevi offerto già qualche tempo fa? Allora mi ha detto certo, sicuramente sì, mi ha dato il codice, così le ho prese e sono arrivate in 2 giorni. Velocissime, sono bellissime, hanno questo stile un po' così bambinetta, e se non erro sono colorate, non vorrei dire una cavolata, che belle, però dai, sono fatte veramente bene. Hanno la punta molto fine, e andiamo un po' di prendere un pezzo di carta. Allora, questa è una specie di blu, sì, voi vedete verde, ma è blu, è quel verde acqua, insomma, non ve le faccio vedere tutte perché tanto non è una recensione, però vi faccio vedere magari il design delle penne, che sono veramente, veramente belline. E questa è blu più scuro. Vi faccio vedere quella che a me piace tantissimo, ce ne sono due. Vabbè, questa è con i cuoricini rossi, bianchi e rossi, questo mi piace tanto. Ed è di colore rosso, forse sì, rosso. Faccio vedere l'ultima e poi basta, se no stiamo 3 ore. Mi piace tanto anche questa qua. Sempre con lo sfondo bianco, però ha i pois tutti colorati. Molto semplice, nulla di eclatante. Scusate, e questa è nera, vedete? Questa qua nera. Sono 10 in tutto, sono tutte carine, hanno uno stile un po' così, non dico kawaii perché non hanno nessun tipo di pupazzetto comunque, però sono molto colorate, tutte belle. Ahia, e sono 10, 2, 4, 6, 8, 10, e vengono date in questo astuccio che secondo me è fantastico, se lo riuscissi a chiuderlo, eccolo qua, bello, ci piace.
Approvato. Andiamo avanti. Da qua, perché sennò lo apro all'incontrario c'è un casino, lo dobbiamo spacchettare, quindi aprire. Sempre se non rompo qualcosa lì. Beh, c'è la carta. Poco male. Ah, questo lo buttiamo. Allora. Carta. E abbiamo due pacchettini. Sì. Questi dovrebbero essere. Gioielli, lo vedete, c'è scritto. Sono ben due della stessa azienda che mi ha contattato 2 giorni fa chiedendomi appunto di poter recensire 2 dei loro prodotti. Mi ha mandato un elenco. Ce n'erano tanti belli, ho fatto veramente fatica a scegliere. Alcuni che mi piacevano non c'era il colore, quindi ho optato. Oh, che bello, ragazzi! Vabbè, a parte il piccolo, la piccola pochette in velluto, sempre quel vellutino, insomma, chiaro, morbido. La confezione si presenta così. Vi faccio vedere il dietro. Che stronza che sono. No, vabbè, mo ve lo giro. Pronte, partenza, via. Bello, dai, non mi potete dire che non è bello. Beh, oddio, spalza un po' i colori perché... Allora, molto vediamo dove aprire perché non sono molto ferrata. Allora, che bella, anche la catenina, è una trama molto molto particolare. Allora, la trama è questa qua, vedete? Si riesca a star ferma. E il ciondolino è avvolto da una protezione di carta trasparente. Provo a toglierla per farvi vedere la bellezza, ma soprattutto la lucentezza di questa collana. E quindi ho detto no, optiamo per un rosa. Sì, lo so, è un colore che comunque si usa sempre, o comunque è molto più come dire, che bello, madonna, c'è pure dei diamantini, speriamo che riesco a farvelo vedere, nel senso che comunque rosa è un colore che si opta, cioè si sceglie molto, lo so, non è che ho scelto chissà che, però credetemi, in confronto agli altri colori questo colore era di un rosa particolare, è un rosa particolare perché poi ha dei dettagli, tipo c'è un cuoricino con i diamantini rosa e i diamantini bianchi, e in più è proprio tutto nell'insieme che mi è piaciuto il colore, perché gli altri sono sempre, cioè, sono i soliti colori blu, c'ho tutte blu le collane a momenti. Non faccio vedere la mia faccia brutta, quindi faccio vedere solo questo qui. Non so quello che vedete, mi dispiace, ma è stupendo. Ora rimetto la plastichina che avvolgeva appunto il quadrifoglio. Siccome io dicevo ce l'ho tutte blu, eccetera eccetera, questa collana qui è blu perché c'era solo questo colore. Potevo scegliere un altro tipo di collana, però comunque i colori erano molto limitati, e quindi ho detto vaffanbocca, prendo questo che non ce l'ho, che anzi l'ho sempre cercata, che però di un celeste, dai, non è proprio blu. Vabbè, la confezione uguale, la catenina, la trama uguale, e la catenina in questione è una piccola fata, mi sembra Trilli. Vabbè, apriamo pure questa con molta difficoltà. Allora, vedete? Bella, dai, ragazzi, non mi potete dire che è brutta. Peccato appunto i colori, perché ce n'erano veramente tanti, ma non erano disponibili, quindi ce la posso fare. Oppela, voilà, che bella, ragazzi, no, veramente bella, veramente molto bella. Che dite? Ne vale la pena anche se è blu? E io, guarda,
che vedi, non so perché appunto non è una recensione, però vi dico che il materiale è molto buono, è già diverso dagli altri che ho provato e ne ho ricevuti veramente tanti. Spero di poter collaborare nuovamente con questa azienda e scegliere magari cose diverse per constatare appunto comunque la qualità, perché se le catenine sono tutte uguali con la stessa trama, cambia soltanto il soggetto, non riesco a capire, cioè non so se mi sono fatta capire da voi come mi sono capita da sola, vabbè, niente, comunque chi vivrà vedrà. E queste erano le due collanine, la trama è uguale, come vi dicevo, è praticamente uguale all'altra nel quadrifoglio. Le poggio qui e poi le metto a posto. L'ultimo pacco, questo qua, madonna mia, non mi ricordo di aprirlo, però magari qualcuno si punterà, non ci fai vedere. Allora, per mettere a tacere tutti e tutte, tutti in generale, plurale, lo apriamo e tanto comunque lo apri lo stesso, quindi non lo apro qua, un apro dopo, sempre lo devo aprire. Oh madonna santa, era per un po' di eredità, ma soprattutto uguale. Aia, mi è fatta male. Aspettate, oppela, vedete? È praticamente uguale. Aia, madonna mia, ogni volta mi ammazzo. È praticamente uguale a quello beige, ma con un... è pesa, mortacci, con una differenza che è nero, tutto c'era marrone. Mi sta venendo un dubbio, so che doveva essere marrone, però io lo vedo nero, può essere? No, è marrone scuro, forse voi lo vedete nero, aspetta un po', io lo vedo nero, vabbè, nero marrone, marrone nero, come vi pare, insomma, ecco, è uguale, perfettamente identico all'altro che ho spacchettato. Perfetto. Che fatica, ogni questi scatoli grossi mi tolgono mezza vita. No, vabbè, però. Allora, sicuramente a me gli oggetti che mi sono piaciuti di più sono le collanine, però anche le penne. Il coso là ce l'ho già, mi sto a fare tutto il salone con questi tappi, con questi... Yeah! Con questi puff. Peccato che me li mandano ogni volta di colori diversi e quindi faccio un po' fatica a far star tutto, insomma, non lo so, però va bene così. Ragazzi, per questa sera il video spacchettamento zoom 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 finisce qui. Vi chiedo di lasciare un pollice se il video è piaciuto, di lasciarmi i commentini, quello che volete, basta che non mi mandate a quel paese, ci rimango male. Scrivete quello che volete, meno che appunto cose brutte, non le voglio. Vabbè, nulla. Buona domenica, buon lunedì, non so quando vedrete il video. Vediamo se YouTube un'ora ce la fa a caricarsi, 15 minuti. Ciao ragazze!